Natale e le canzoni. Natale e le canzoni mi ricordano una cosa, la prima canzone che ho cantato in pubblico, che è stata la sera del Natale del 1944, quindi andiamo indietro di qualche anno. Proprio la prima canzone cantata in pubblico, mia madre mi aveva insegnato una canzoncina da cantare nel presepio del mio paesino in montagna, eravamo in tempo di guerra, e allora non solo mi mancava la R come adesso, cioè la R è un po' così arrotata, mi mancava anche la C, quindi, e poi ero un bambinone, robusto, insomma, adesso sono. Si vede cresciuto da questa radiciona che ero allora. E quando cominciai a cantare questa canzone che faceva grosso modo la notte di Natale è nato un bel bambino, la notte di Natale è nato Gesù e altre piacevolezze, e tutti quanti si misero a ridere. E il mio primo contatto col pubblico fu abbastanza duro, perché questa gente che rideva io non la sopportai quella sera. E scesi da questo presepio dove mi hanno sistemato, adesso non la canto più, ovviamente mancandomi la C, vi pronunciavo T al posto di T. E a nulla valsero le lusinghe anche della loro prete di Pava, Natale Don Quinto Pelagalli, che mi voleva prezzolare con dei santini che rifiutai virilmente, presi una ruzza di sculacioni orrendi perché non si poteva fare una figura del genere, però voglio dire, la mia coscienza professionale fin da allora era ben viva e desta, quindi per l'occasione, ritornando questa sera di Natale, auguro buon Natale a tutti gli ascoltatori, sperando che loro non siano costretti a cantare una loro canzoncina in questa bellissima serata. Ciao, auguri. Ehi amici, ciao 2001, vi aspetta in edicola per una nuova settimana di musica a colori, all'interno Super Poster degli Arcadia. Intervista esclusiva con Simon Le Bon che ci parla del nuovo gruppo. Per la musica italiana, intervista a Vasco Rossi, personaggio dell'anno. Tutto sul nuovo album di Stevie Wonder, James Taylor ed il magico sound della West Coast in Italia. Inoltre, musica e TV, tutti i programmi musicali della prossima stagione. Ciao 2001 in edicola, non perderlo! Ciao 2001, ciao!